cerco di non dare le spalle al consiglio comunale. Signor sindaco Capacci, presidente Parodi, consiglio comunale tutto, autorità, colleghi delle forze di polizia nazionali e della gendarmeria che ci raggiunge oltralpe, come suol dire. Grazie. Io vi porto il ringraziamento del comandante generale, generale Tullio Del Sette, il quale, impegnato per altre ragioni a Roma, non poteva partecipare, ma io sono orgoglioso di aver preso il suo posto e me ne sento onorato. Come il sindaco, come il presidente del Consiglio Parodi hanno accennato, dal bicentenario in poi ci sono state alcune cerimonie come queste in Italia, ce ne sono state parecchie. Questo riconoscimento forte della cittadinanza all'Arma dei Carabinieri per noi è motivo di orgoglio, non ci devono essere dubbi. È un motivo però anche di preoccupazione, perché quello che abbiamo fatto fino ad oggi non solo dobbiamo continuare a farlo, ma dovremmo cercare anche di migliorare. Quando la popolazione ci riconosce questi attestati e tante altre manifestazioni, il suo applauso per noi vuol dire impegnarsi in quello di tutto. E io sento di poter dire, non solo a nome mio, in quanto responsabile del nord-ovest dell'Italia, ma a nome dei colleghi che rappresentano l'Arma sul territorio, che il nostro impegno non solo continuerà, ma cercheremo di migliorarlo, di portarlo sempre più avanti, con il concorso necessario di tutte le istituzioni che ci hanno sempre accompagnato e continueranno a farlo, con il concorso dei colleghi delle altre forze di polizia e di sicurezza, ai quali ovviamente va anche il mio ringraziamento per quello che fanno insieme a noi. Ci impegneremo sempre di più. Sono certo che i risultati ottenuti siano risultati di buon livello, ma sono altrettanto certo che potremo ancora continuare a fare molto e a farlo sempre meglio. Quindi grazie, signor sindaco, grazie presidente, grazie a tutte le autorità. Sappiate che con questo vostro attestato, con questa vostra stima, ci spronate a fare sempre di più e sempre meglio. Grazie. Sindaco, al comune di Imperia, un crest che vuole ricordare proprio gli 80 anni di presenza nella città di Imperia. Credo per sempre all'interno di questo comune. Grazie.